Ciao ragazze, benvenuti o bentornate nel canale. Mi scuso innanzitutto se sentite dei rumori, ma ho la finestra aperta per l'eccessivo caldo. E siamo qui oggi perché voglio assolutamente mostrarvi che cosa ho deciso di portarmi in vacanza quest'estate. Avrò 2 settimane di ferie e girerò la Spagna, andrò in Andalusia e terminerò a Formentera. Ovviamente ho cercato nel mio piccolo quanto è possibile di portare meno cose possibili, ma chi è un amante del make up e ama provare, sperimentare, e poi si sa che in estate si ha un po' più di tempo libero e si ha voglia di truccarsi un po' più, un po' meno, ho cercato di ridurre il possibile, ma devo dire che delle cose in più me le sono portate perché voglio assolutamente provarle e poi dopo parlarvene in un apposito video. Queste sono le pochette che ho scelto di portarmi e credo che poi ne porterò una più grande e raggrupperò al limite 2 pochette in uno, perché sennò veramente occupano tutta la valigia. Ma li ho divisi i prodotti e voglio mostrarvi che cosa ho deciso di portare. Non mi dilungherò perché tantissimi li avete visti nel tempo, e soprattutto poi alcuni rossetti e prodotti viso e palette sono delle conferme dei miei super preferiti e ho voluto portarli con me quest'estate. E partirei ovviamente dal viso. Questa è una pochette di Sensai e qui ho raggruppato tutti i prodotti del viso. Allora, alcuni stanno anche terminando e quindi sarà l'occasione proprio per smaltirli, perché non finiscono mai. Questo è il Radiance Flash di Guerlain, un prodotto che io vado ad utilizzare prima del fondotinta per dare luminosità, distensione dei tratti e fissaggio ovviamente poi del fondotinta o crema colorata che sia. Questa è la Pore Professional di Benefit, la cipria che io vado ad utilizzare comodamente anche da ritocco per questo pennello che esce qui e quindi è comodo da portarsi con sé in viaggio, e il colore è un medio, quindi si adatta perfettamente a tutti, diciamo, i prodotti che ho portato per il viso, ed è zero shine, quindi zero lucidità. Questo è il fondotinta della linea Compatto solare di Sensai, un mio must have. Questo è un tester che ho nuovo e voglio portarmelo perché è un prodotto per me eccezionale. Non mi dilungo perché lo vedrete anche nei preferiti di luglio, ed è un fondotinta che io andrò ad utilizzare anche per comodità con un pennello, ha un fattore protezione 30, è un antimacchie, è un prosieguo della curativa, cioè è un prosieguo della cura per il viso di Sensai, quindi io lo adoro e per me è un prodotto mai più senza. Sempre per il viso mi porterò questo della linea Le Beige, che lo conoscete, quindi non mi dilungo. È l'ultimo proprio fondo, se volessimo così chiamarlo, crema colorata per il viso, nella versione sheer, quindi leggerissimo. Io vado leggermente ad agitarlo, SPF 30. Siccome farà molto molto caldo veramente in questi posti, ho deciso di portarmi prodotti molto molto leggeri di consistenza. Questo che sta terminando, il fondotinta No Transfer di Bottega Verde, in questa colorazione che io posso utilizzare solo d'estate, l'avevate già visto. Come primer mi porterò questo della linea di Mr. Radiant Primer, che è una base molto fresca con queste micro perline che schiacciandosi donano luminosità, molto similare questo della linea di Wycon, il Secret Life of Pearl, che dona anche luminosità. Mi fungono sia da primer che ovviamente da colore. Non può mancare assolutamente il mio gel colorato di Sensai, che questo è per me imbattibile e non potrei vivere senza. E quest'anno invece porterò come creme colorate la BB Cream di Diego Della Palma nella colorazione 161, è una crema colorata leggerissima che dona uniformità, sviluppa calore, è un waterproof ed è veramente, mi sono trovata benissimo con questo prodotto che ve l'ho già annoverato, come anche il Terracotta Cushion di
Guerlain nella colorazione naturelle, perché il viso, comunque, non prendendo colore, non si è scurito tantissimo ed è un colore perfetto. Quindi io li vado ad applicare poi con o un pennello o la Beauty Blender. Come ciprie, per concludere, mi porterò il fondotinta mattissima di Givenchy, che questo veramente non si toglie, dura tutta la giornata, mi piace moltissimo, nella colorazione 7, che adatta proprio per l'estate, per quando sono abbronzata. Come ciprie porterò questa di Kanebo giapponese, e in questo proprio scatolino super piccolo che mi è stata regalata, la cipria pressata di Guerlain, le Metioliti, che veramente hanno una fragranza stupenda, e questa piccolina di Bare Minerals, che mi è uscito dal calendario dell'avvento che mi è stato regalato quest'anno da Paola. Ciao tesoro, un bacio grande, e mi piace moltissimo. E aspettate, perché sennò Isidoro mi fa cadere la telecamera. E poi, come primer per il viso, oltremodo mi porterò anche la Lift di Sensai, questa mini taglia che non si fa più e che sta terminando. Per gli occhi utilizzerò queste due, la Shadow Insurance di Too Faced, che mi sta quasi terminando, e Catrice, la Prime and Fin, che non mi piace moltissimo perché ci vuole tanto tempo per asciugarsi, e quindi la porterò perché è pratica, è veloce, è in plastica, quindi è comoda, però non è una delle mie preferite. Concludo poi con il Dior Skin and Forever and Everywhere, che è la base di Dior, di primer, quindi è piccolino, è un campione, mi porto anche questo. Fisso tutto con la Fix Broom di MAC, che conoscete benissimo, e poi anche come ulteriore, oddio, si è sporcata la pochette, va bene, non so di cosa, dovrò vedere, il gel levigante ristrutturante di HQ, che sta per terminare. Io lo vado ad utilizzare per illuminare e per mantenere la tenuta del trucco. Quindi questi sono tutti i miei prodotti per il viso, primer, ciprie, poi dopo metto meglio in ordine, e devo cambiare questa pochette assolutamente. Andiamo qui, che io vi mostrerei perfettamente le palette che ho deciso di portarmi. Eccole qua, questa è sempre una pochette di Sensai bella grande. Allora, mi porterò quello che uso sempre, sicuramente questi ombretti, li conoscete, ma per un trucco pratico, veloce e comodo. Questo di Dio della Palma in stick, che mi sta terminando. Questo è quasi finito, di Armani, li conoscete, non mi dilungo. Questo sempre di Dio della Palma in crema, che dona un'estrema luminosità quando la mattina voglio avere appena appena un velo di trucco. Oppure questo di Pupa, che veramente risulta bellissimo sulla bronzatura. Non può mancare questa, che mi è stata regalata da Paola e che già ho utilizzato più di una volta, e mi piacciono queste nuance di questo rosa antico grigio, a questo MB Ice, che è una sorta tra grigio e marrone, molto molto luminoso, e comunque a tutti i toni chiari, che sono molto molto sfruttabili, e me la volevo portare. Come questa che mi ha regalato Jenny, la Nars Assist, che mi avete detto in tantissimi che vi piacevano tutti i look che avevo realizzato. Eccoli qui, questi colori caldi per la sera, perché ovviamente uscendo mi truccherò un po' di più, e mi piacciono moltissimo queste nuance dorate e luminose. Questa che non può mancare, che è la Becca, e ovviamente tutti questi colori luminosi, io l'adoro, eccola qui, quindi non mi dilungo perché sapete essere una delle mie preferite. Alcuni ombretti già sono veramente scavati. La Beached, che mi è stata regalata da Anna, e mi piace perché ho dei vestiti con il blu, quindi porterò questi e li utilizzerò, mi piacciono moltissimo, anche se hanno una scala colorica adattabilissima con tutto quello che mi porterò come abbigliamento. E poi la Chocolate Too Faced, la Chocolate Gold, che io adoro e che sto usando tantissimo, eccola qua, quindi la voglio portare perché mi piace moltissimo come consistenza, sfumabilità, ve ne ho parlato più di una volta, avete visto dei look, quindi non mi dilungo. E voglio portarmi questa che sempre Anna mi ha regalato, che non
non ho ancora utilizzato assolutamente, sono troppo felice, la Born to Run, che è questa meravigliosa palette comoda anche da viaggio perché è in cartone, con questi colori eccezionali. Diciamo che forse questi con il prugna, con l'abbronzatura, non mi piacciono moltissimo e quindi andrò a utilizzare tutte queste colorazioni con l'arancio, il bronzo. Potrebbe sembrare simile alla Beached, però onestamente la volevo provare assolutamente, quale migliore occasione se non sfruttarla per le vacanze. E questo invece è l'ultimo di pupa che io mi porto sempre, che è il Saman, una collezione vecchia di un ombretto uscito 2 anni fa, che purtroppo a furia di utilizzarlo non riesco più a prelevare tanto colore e quindi devo stare sempre a grattarlo. L'unica pecca di questo ombretto, però il colore è veramente molto bello, quindi adesso li metto un attimo da parte e vi mostro poi quello che ho deciso di portarmi. Come vediamo qui, blush, e non vi mostro pennelli e quant'altro perché ovviamente, aspettate che sennò cade. Ecco qui i blush, delle conferme assolutamente, queste ve le mostro dopo. Prima di tutto il nuovo blush di Sensai, che mi ha omaggiato l'azienda in questa colorazione che sto veramente adorando, questo prugna con una punta di rosato, il numero 1 Blooming Mauve, sempre di Sensai. Voglio assolutamente provare anche questo, che è un corallo aranciato luminosissimo, quindi veramente voglio provare anche questo colore e vi posso già garantire che sono dei blush eccezionali. Mi porterò lo Sweet Pie di Too Faced quando metterò i rossetti nude e quindi potrei utilizzarla anche come terra, ma vi mostrerò le due terre che ho deciso di portare dopo. Questo blush della linea di Sisley, che mi è stato regalato da Laura, eccolo qua, stupendo. E mi piace perché è un nude, quindi si sposa bene anche con i colori naturali. E questi altri due un po' diversi tra di loro, questo è di Ellie Stein di The Balm, che mi piace moltissimo questa colorazione di rosa malva, e poi questo di MAC, sapete, è uno dei miei preferiti, è un po' più scuro, quindi sagoma molto meglio, diciamo, lo zigomo, perché prende un po' tutte queste nuance, quindi posso utilizzarlo anche per colori un po' più intensi da sera. E per finire questo che metterò con i rossi o gli aranci di Guerlain, questa edizione limitata che non si fa più, che io sto adorando letteralmente, vedete, con questa trama di pois e tra l'arancio e il fucsia, e mi prende veramente benissimo sulle guance perché prende un colore molto caldo e mi piace tantissimo, quindi comodo proprio per i rossi, gli aranciati mattonati che mi sono portata come rossetti, che adesso vi andrò a mostrare. Le terre, immancabile, un mio must have che non può mai mancare, questa di Sensai, la Duo Soleil, che io vado a spolverare per tutto il viso e dopo aver usato anche il blush, e la spolverò delicatamente, ma vi dà un effetto proprio di viso super luminoso, dovete assolutamente provarla. E poi questa edizione, che invece di Collistar, che non si fa più ma che è super luminosa, questo che è un fard terra luce, vedete, con questi colori della duna, delle dune, della color sabbia, con questo colore oro e una punta di rosato, che io vado sempre a spolverare per tutto il viso perché la terra opaca d'estate non mi piace per nulla. Qui invece abbiamo tutti quelli che sono i correttori e gli eyeliner, non mi dilungherò e cercherò di fare velocemente. Il mio signature di Chanel, che mi piace sempre tantissimo, come correttore quello che sto utilizzando in questo periodo, essere poi uno dei miei preferiti, di Guerlain, e mi porto anche il Cancelletà nella colorazione medium, quindi un colore un po' più intenso. Come eyeliner ovviamente mi porto tutti quelli di Nabla perché io li adoro, scrivono benissimo, mi piacciono anche poi con gli ombretti che ho scelto di applicare e portarmi, questi oro, questo di Zoeva nero che mi piace sempre tantissimo.
veramente ultra nero. Questo della linea di Kate, che è giapponese, che mi è stato regalato, che mi sta finendo, e quindi ahimè, perché scrive benissimo, tratto veramente molto sottile, e quindi lo utilizzerò per poi finirlo. E mascara anche, vi mostro quelli che ho deciso di portare. Questo di Essence lo conoscete, il mascara Tubal che è uscito l'anno scorso di Diego Dalla Palma, super volumizzante, non può mancare, sapete, il Drama di Lancome, uno dei miei preferiti, l'Extase di il Paradise Ecstatic, no, l'Extase, Paradise Ecstatic di L'Oreal, che anche questo mi sta terminando, Marc Jacob, che io stra-adoro e quindi me lo voglio portare, il nuovo di Sensai che mi ha omaggiato il brand, che uscirà a settembre, e vi farò sapere poi come mi trovo, che è anche un waterproof, quindi adatto per andare a mare. Concludere ancora eyeliner sempre di Nabla, Daz Liner, lo Treasures della linea di Sephora, eccolo qui, e il volume di Chanel, l'Ultra Noir, che sto utilizzando moltissimo. Per le sopracciglia, a parte le matite che non vi mostrerò perché sennò veramente diventerebbe un video lunghissimo, mi porterò questi due prodotti di Diego Dalla Palma, il gel che io adoro, e poi il 3 in 1 della linea di Collistar, ma che non si fa più, e mi piace perché comunque mantiene veramente benissimo. Per concludere, veramente farò una carrellata super veloce dei rossetti, perché molti onestamente me li avete, sapete, me li porto perché veramente non potrei vivere senza questi colori, d'estate per me soprattutto, che li utilizzo, quindi veramente non mi dilungherò tantissimo. Mi porterò i due che mi ha regalato Rosario, che sono di Clio, e li voglio continuare a testare, e sono il Mio Amor e Mamanotto, quindi questi che mi sono arrivati da poco, il Key Lips che mi ha regalato Paola in colore nude, dei colori di MAC che io utilizzo prettamente d'estate, e lo so, quindi me li conservo proprio in, diciamo, religiosamente, Love You Cake e Be Silly, che vedete che sono questi colori molto per me estivi, che io utilizzo veramente solo d'agosto, eccoli qua, nonostante questo sia un malva. Poi questo che mi è stato omaggiato dal brand Beauty Big Bang, che è un bordeaux con una punta di rosso, che quando io lo vado a stendere si asciuga perfettamente e non va più via, diventa quasi un inchiostro. Devo applicarlo più volte, ma la fragranza è veramente golosa, si sente appena l'ho aperto, e poi mi piace perché ha questo scovolino molto particolare, uno scovolino ergonomico che devo dire che, poggiandosi sulle labbra, svolge perfettamente il suo dovere, nel senso che riesce, scivolando sulle labbra, a riempire perfettamente la mucosa di questo colore, e passato poi più volte prende più colore. Questo di Diego Dalla Palma sapete essere uno dei miei preferiti del momento, tra un rosso ed un ciliegia. Questa tinta di Diego Dalla Palma che non si fa più, ma che io adoro, e che ho un fucsia prugnato, perché i rossetti credo che li metterò mattina e sera in maniera diversa, quindi me ne sono portati più di uno. Questo è Lime di Pupa, non mi dilungo, lo sapete che è essere uno dei miei preferiti, una tinta Melted Matte di Too Faced che è veramente super resistente, questo di Fenty Beauty che ho preso un mese e mezzo fa, ma il colore è bellissimo, quindi mi piace metterlo al limite la mattina, perché la sera amo sempre rossetti un po' più intensi. Poi continuo con, vabbè, Nabla, questo che non può mancare, che è il Kernel, è una delle mie rossetti liquidi preferiti, di MAC, il LOL Fired Up, che è questo che lo uso veramente sempre e solo d'estate. Poi questo che è Mark, che è della linea di Avon, questo fucsia super acceso, e di Mesauda uno che ho preso ultimamente, questo rosa antico molto molto naturale, il rossetto di Kiko che è una tinta, questo viola scuro da sera, mi piace comunque molto, poi io lo porto ma forse lo toglierò perché ho paura che sia un po' troppo scuro con l'abbronzatura, e concludo con questi altri. Allora, il 162 di Diego Dalla Palma che non può mai assolutamente mancare, di MAC uno degli ultimi che ho preso, che è il Twig,
quindi questo rosa antico molto molto delicato, mi piace veramente moltissimo. Sempre di MAC il Matte Glamorous, questo rosso arancio acceso, il Liquid Matte di Huda Beauty, il Trophy Wife che mi piace moltissimo. Concludo ancora con MAC, che me li porto, ve l'ho detto, solo d'estate li utilizzo. Be Special Order, sempre invece di Charlotte, anzi di NARS, scusatemi, perché quello non l'ho messo, era troppo scuro, di Charlotte Tilbury, il Bordeaux. Eccolo qui, che poi sulle labbra sembra così scuro, ma invece è molto più chiaro, per questo l'ho portato. E concludo con questi ultimi. Kiko, che è questo Bordeaux, lo 03, che mi piace moltissimo. Ancora di MAC, il So Good For You, che è questa tinta, cioè questo rossetto brillante rosso con una punta di prugna. Sempre di MAC. A proposito, a questo punto fatemi sapere se desiderate vedere un video dedicato a tutti i miei rossetti che ho di MAC, l'Hollywood Cerise e il Mer, che vabbè sono straconosciutissimi. E poi concludo con Intoxica, che è questo colore di fucsia, rosa shocking, e sembrano tutti uguali ma sono tutti diversi tra di loro. E questo che è la tinta, il rossetto matte di Avon, che è questo color beige, che sulle labbra prende veramente un colore molto pieno. Quindi, devo dirvi la verità, saranno sempre tutti gli stessi, ma con questi sono quelli con cui io vado sicura quando mi devo truccare d'estate, che non voglio rinunciare ai miei colori di rossetto. E niente, so che sembrerà tantissima roba, però mi fa piacere utilizzare questi prodotti d'estate, avere un po' più di tempo da dedicare al mio make-up. Non che d'inverno non lo faccia, però d'estate si sa, si vuole tanto alleggerire, però si vuole anche avere, diciamo, un trucco un po' più costruito la sera, o un po' più particolare. Quindi mi piace sapere che ho questa palette, e quindi sfruttarla e utilizzarla. Poi quando tornerò vi farò l'aggiornamento di quello che ho utilizzato, cosa ho finito, cosa mi è piaciuto, cosa meno, anche se queste sono tutte delle super conferme e quindi sarà ben poco che non mi è piaciuto. Spero di avervi almeno tenuto compagnia con questo video. Fatemi sapere se volete vedere un video dedicato ai rossetti MAC. Io come sempre vi ringrazio dell'enorme compagnia, vi ringrazio di essere state con me. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche del campanello per non perdere i prossimi video, e come sempre vi mando un bacio grandissimo e a presto. Ciao!